Ritroviamo in studio ancora una volta all'interno del Fitz in the Morning. Come sapete c'è il risveglio muscolare. Ci colleghiamo con il professor Pierluigi De Pascalis. Ben trovato, buongiorno Pierluigi. Buongiorno, buongiorno a te ascoltatori, buongiorno. Insieme a te oggi si parla di stress e attività fisica. Quei famosi rischi che non ti aspetti. Esattamente, perché lo stress noi molto spesso lo sottovalutiamo, ma è un veramente un nostro nemico di grandi dimensioni, perché può avere effetti negativi sulla salute in varie direzioni. Possiamo far insorgere disturbi cardiovascolari, può avere ricadute sul metabolismo, sul sistema endocrino, può compromettere gravemente persino il sistema immunitario e indurre uno stato infiammatorio anche per lunghissimi periodi. Persone stressate rivelano condizioni infiammatorie anche a distanza di anni. Ma cos'è poi tecnicamente lo stress? Lo stress è la conseguenza di quella che un soggetto percepisce come una minaccia, che sia reale o che non lo sia, non importa, e pensa di non avere le risorse per farvi fronte. Questo induce proprio la condizione di stress. Addirittura abbiamo tre fasi distinte, che sono la fase di allarme, quella che è la principale reazione, dove aumentano anche il rilascio di alcuni ormoni, e per alcuni aspetti può essere positiva, perché magari ci incentiva a risolvere una situazione. Poi abbiamo la seconda fase, quella della resistenza. Se lo stress persiste, continua, insomma, si cerca di farvi fronte, ma qualcosa comincia a cambiare. E in ultimo, se lo stress non riusciamo poi a vincere, l'elemento tende a sopraffarci, abbiamo la fase di esaurimento, che quando lo stress è prolungato poi si esauriscono, ripeto, tutte quante le risorse. La fase di esaurimento ha poi ripercussioni organiche ancora più significative. Ma in che modo l'attività fisica è coinvolta in questo processo? Allora, da un lato l'attività fisica ha molti elementi in comune. Per esempio, le fasi che abbiamo visto riguardano proprio quelle anche relative all'allenamento. Noi facciamo uno stress allenante, poi abbiamo un miglioramento se tutto quanto va bene, ma se esageriamo andiamo incontro a quella che, per semplificazione, definiamo la fase di sovrallenamento o di overtraining, ma che ha anche un altro nome, che è il burnout, che in realtà nasce proprio come elemento correlato all'attività fisica e poi successivamente viene mutuato invece dall'ambito psicologico. Questo individua proprio una condizione in cui siamo sopraffatti in maniera significativa dalle condizioni stressanti, viene meno la capacità cosiddetta di resilienza, cioè di gestire l'evento stressante, e diventa preponderante. Ecco che qui, in questo caso, spesso accade per esempio anche sul lavoro, elementi di questa portata, agli elementi fisici che abbiamo già citato se ne aggiungono altri, quindi possiamo avere condizioni di ipertensione, aterosclerosi, addirittura l'infarto, disturbi gastrointestinali, l'intestino irritabile. Anzi, a tal proposito, quando abbiamo un problema intestinale, in genere lo stress è sempre coinvolto, e per quanti farmaci possiamo prendere, se non lo risolviamo a monte sarà molto difficile poi che la situazione migliori. Ma possiamo avere anche sintomi respiratori, perché abbiamo anche la compromissione del sistema immunitario e quindi anche una maggiore esposizione alle infezioni, disturbi del sonno. Insomma, lo stress è un nemico da battere, e il modo migliore per farlo è proprio l'attività fisica. Assolutamente sì, grazie a Pierluigi De Pascalis, che torna con noi la settimana prossima, sempre qui nel Fitz in the Morning. Un abbraccio a martedì.